dopo il grande sforzo che fanno le amministrazioni, rischiare di disperdere questo valore aggiunto sarebbe veramente un peccato. Pensate soltanto cosa potrebbe accadere con il cambio di alcuni sindaci, non necessariamente di colore politico, che rischierebbe, se non condivisa poi il lavoro effettuato, di disperdere la strategia, appunto, e il requisito che non deve essere formale, ma che vedremo in questa presentazione deve essere sostanziale e anzi rafforzare tutte le attività che vengono svolte. Di che cosa stiamo parlando? Della formazione di un sistema intercomunale permanente attraverso delle forme di associazione come convenzioni, unioni o fusioni che siano funzionali al raggiungimento dei risultati soprattutto nel lungo periodo, quindi un associazionismo che non sia formale e in quel momento, ma che sia sostanziale e che permetta quindi di raggiungere gli obiettivi mettendo in comune strutture, meccanismi di lavoro e funzioni. Questo richiede uno sforzo non indifferente, perché richiede capacità amministrativa, richiede una volontà politica da parte degli attori e richiede uno sforzo che, diceva ieri Sabrina, ogni tanto non è insito in tutte quante le persone che ci troviamo a incontrare. Questo lavoro viene svolto con una collaborazione tra il Comitato Tecnico alle Interne, Funzione Pubblica e il Form SPA, a cui la Funzione Pubblica ha assegnato questo incarico all'interno del PON Governance. Questo deriva anche da una storia del Formez all'interno della Regione Campania che aveva già lavorato su un tema analogo. Come si sostanzia il lavoro? Con una task force che, come vedete dalle slide, andrò molto rapidamente, va sui territori, va a capire quali sono lo stato di partenza, anche attraverso un'analisi fatta su cosa c'è di realtà associate sul territorio, e inizia una ricognizione, un supporto alle aree che lo richiedono e quindi una valutazione dei processi associativi. Questo è uno schema del sistema di monitoraggio che è stato messo in piedi, che mette insieme sia banche dati già disponibili, Istat, MEF, ANCI, sia elaborazioni effettuate dai tecnici che vanno sui territori e analizzano la situazione effettiva o dei dati che non sono stati analizzati nelle banche dati esistenti. Il lavoro che si sta svolgendo con la Funzione Pubblica è rendere non soltanto questi dati poi fruibili per tutti, ma iniziare a sviluppare un modello che possa essere portato avanti anche nelle altre aree che non sono oggetto di questo studio. Questo è un esempio della mappatura delle forme associative prima dell'inizio del lavoro. Adesso vediamo la Sicilia, ma è stato fatto per tutta quanta l'Italia e è il punto di partenza per il lavoro che poi viene fatto sul territorio. Come vedete, si tratta di una pluralità di forme associative, diverse anche poi a seconda dei settori di cui si tratta. Quindi non è soltanto questa fotografia, perché se poi cambiamo settore rischiamo di cambiare ulteriormente. Poi saranno fruibili le slide e quindi avrete la possibilità anche di rivederle successivamente. Vedo, è piccolo lo schermo, ma anche fosse enorme non avreste la possibilità, perché vanno visti, sono appunto molto puntuali questi studi. E questo è per quanto riguarda la Regione Lazio. Appunto, frammentarietà e non incisività di queste realtà associative. Ma questo è ancora più indicativo nell'area interna Reventino-Savuto, un esempio di mappatura di funzioni associate a seconda della convenzione. Quindi gestione dei rifiuti, catasto, servizi sociali, protezione civile, servizi scolastici e organizzazione finanziaria e contabile, come vedete i colori
da quadrato a quadrato non corrispondono, quindi non c'è sovrapponibilità a seconda anche delle funzioni. Quindi il lavoro che viene svolto è quello di tentare di rendere più omogenei a seconda delle caselle la situazione. Un esempio è quello dei comuni delle Madonie, so che ci sono dei rappresentanti presenti a questo incontro. Il quadrato di sinistra è la situazione di partenza, il quadrato di destra è a che cosa si è arrivati al termine del lavoro. Insomma, un lavoro non solo corposo, ma che ha permesso anche di allargare le realtà che sono state coinvolte, che sono coinvolte nelle appunto forme associative. Quindi si è fatto un lavoro veramente importante che, se stabilizzato, potrà dare un valore aggiunto al territorio. Questi sono tutti quanti gli incontri, le zone in cui sono stati fatti incontri sul luogo, perché uno dei punti di forza di questo lavoro è proprio andare nelle realtà e capire quali sono le esigenze e quali sono i lavori che si possono fare insieme. Mi sembra che questo sia veramente il punto di forza di tutta la strategia. Quindi, per chi richiede un supporto tecnico specifico, i passi sono un'analisi specifica del contesto, gli incontri on site con gli attori istituzionali, l'elaborazione di una documentazione ad hoc e quindi la restituzione delle valutazioni e delle proposte ai territori con cui poi si lavora per costruire. In particolare, un focus, ieri ne abbiamo parlato, sui dati del personale dei comuni delle aree interne. Questo è tra l'altro un settore su cui il Formez ha un'esperienza decennale. Quest'anno saranno i 20 anni della commissione RIPAM, che qualcuno di voi conosce e che si occupa della gestione di alcuni concorsi pubblici, e che a cui il nuovo testo unico del pubblico impiego ha dato un ruolo aggiuntivo proprio a supporto dei comuni, perché non sempre i comuni hanno gli strumenti per svolgere concorsi pubblici in maniera innovativa e anche digitalizzata. Il lavoro che stiamo svolgendo è quello di, anzi che sta facendo la funzione pubblica con il nostro supporto, è quello di predisporre linee guida, ma più che altro strumenti a supporto dei comuni, non soltanto grandi ma soprattutto piccoli, per lo svolgimento dei concorsi. Come sapete tutti quanti, abbiamo una platea di dipendenti pubblici che va rinnovata sia nelle competenze che nell'età anagrafica. Io ho fatto per 2 anni e mezzo l'assessore, ero il più giovane di tutto quanto l'assessorato, di tutto quanto il dipartimento, avevo sotto di me 400 persone. E da che cosa si deve partire? Intanto dai dati sulla occupazione del personale, dai titoli di studi e dalle fasce di età. E quindi ci si pongono delle domande: come si compone il personale a disposizione, con quale impiego temporale, con quale livello di specializzazione e qual è lo scenario futuro. Le novità ci sono, perché non solo è stato approvato il nuovo testo unico del pubblico impiego, ma anche un'importante legge sul lavoro agile, con la circolare che è uscita la settimana scorsa proprio per le pubbliche amministrazioni. Questo dà nuovi strumenti alle pubbliche amministrazioni, ma naturalmente richiede anche che ci sia il personale su cui investire, e devo dire che proprio su questo con il presidente Pittella stiamo facendo un interessante ragionamento. Questo è un esempio di analisi fatto sui comuni di dati, quindi partire dai comuni, dalle unità di personale, quanti sono i dipendenti per ogni 1000 abitanti e poi come sono ripartiti per le categorie. Questo permette alla fine, e naturalmente i titoli di studio, permette di dare non soltanto un quadro di ciò che c'è sul territorio, e spesso ci si rende conto che mancano laureati, che mancano figure tecniche, che mancano informatici, ma anche a partire dalla ricognizione del personale e conoscendo quali sono le esigenze dei territori, si può avviare una strategia di quali figure possono essere messe nelle amministrazioni. Nella seconda slide dedicata a questo tema c'è un approfondimento sulle posizioni organizzative del personale. Anche qua, come
è presente il presidio nelle aree funzionali e la specializzazione. E è stato fatto un primo focus sulle aree del sisma. Immaginate quanto è importante nelle aree del sisma avere figure tecniche che possano essere di supporto. In parte attraverso i decreti terremoto sono state immesse, e devo dire anche là abbiamo dato il nostro piccolo contributo, perché venivano da graduatorie di idonei RIPAM, in particolare quelle della coesione e del concorso fatto per il terremoto dell'Abruzzo, ma stabilizzare figure tecniche che saranno necessarie in quel territorio per diversi anni è importante. Naturalmente si parte dai dati, da quelli del MEF e delle altre elaborazioni. Quindi l'interrogativo: quali sono le aree funzionali presidiate e quali sono i livelli di specializzazione esistenti e quelli necessari. E appunto la parte del personale è fondamentale. Qui c'è una focus anche sui titoli di studi e sulle aree funzionali, perché soltanto con le persone poi si portano avanti i progetti. In questa slide ci sono le valutazioni dei processi associativi che sono state fatte non soltanto per chi ha richiesto l'assistenza tecnica sul territorio, ma per tutte quante le aree dell'agenzia. Quindi un lavoro non indifferente che ha riguardato tutte queste aree. Andando a chiudere, le prime riflessioni. Partendo da fattori endogeni e fattori esogeni, andiamo a vedere quali sono punti di forza e invece debolezze che sono state riscontrate nel lavoro di questi mesi. Tra i valori positivi c'è stata una esigenza, necessità di confronto tra gli attori istituzionali, che probabilmente va rafforzato. Ieri si parlava della necessità di rafforzare non soltanto i contatti ma anche le strategie tra comuni, regioni e amministrazioni centrali, perché le regioni non possono che avere un ruolo centrale quando sono gli attori principali, gli artefici di alcune politiche di sviluppo, che se vanno in una direzione diversa naturalmente inficiano parte di questa strategia. Naturalmente vanno coinvolti perché devono, così come richiediamo ai comuni, condividere la strategia e quindi diventare uno degli attori che permette di moltiplicare gli effetti sui territori. È stata avviata, e questo penso che sia positivo anche per tutti gli amministratori, una riflessione sull'organizzazione delle strutture amministrative. Non sempre le strutture sono organizzate in maniera funzionale, e quindi anche là ieri si è parlato della possibilità anche di strumenti di accelerazione e di semplificazione per le amministrazioni. Una consapevolezza della forza di fare sistema, quindi non come una scocciatura di dover dialogare con il comune limitrofo con cui ci possono essere dei problemi, ma la forza del fare sistema. E poi ragionamenti sulle prospettive di lungo periodo. I punti di debolezza su cui ancora si deve lavorare, ma ieri sono emersi anche piuttosto chiaramente, sono la presenza di numerose forme associative. Abbiamo visto gli schemi che spesso tra l'altro non sono operative o che sono operative in settori che non sono quelli fondamentali, e qui c'è la differenza tra una esigenza di non associare soltanto funzioni formali ma di fare uno sforzo in più, e qui il lavoro su una strategia o su una comunque politica pluriennale anche dopo la firma dell'accordo sulle forme associative è fondamentale. Abbiamo riscontrato una scarsa predisposizione in alcuni casi o volontà alla realizzazione di processi associativi, e quindi ogni tanto la presunzione che da soli si può far bene, e invece non è così, perché ieri si faceva l'esempio per esempio della banda larga o di altri strumenti di infrastrutture: soltanto creando delle infrastrutture che sono utili a tutti poi si creano delle situazioni di forza. La ricerca di soluzioni coerenti dal punto di vista formale ma non sempre utili per irrobustire le competenze amministrative dei comuni, e qui c'è l'esigenza appunto e l'importanza anche di aver aggiunto dei settori su cui valutare il requisito dell'associazionismo, e poi la poca consapevolezza sull'operatività degli impegni assunti.
perché spesso le convenzioni che vengono effettuate hanno delle ripercussioni molto importanti di cui non si è consapevoli fin dall'inizio. In questo ritengo che il lavoro svolto sia importante, ma sia la prima parte, perché soltanto aumentando questa consapevolezza e rafforzando anche quella rete di cui parlava ieri Enrico, e quindi una rete nazionale che può dare ancora più forza a questo lavoro, si potrà veramente essere incisivi. Grazie a tutti, permettetemi di ringraziare nuovamente tutta quanta l'organizzazione e tutte le persone che sono intervenute.